segretario, dunque un mandato bis, però un mandato con tante responsabilità, giusto? Sì, se rapportato al contesto politico sindacale nel quale siamo chiamati ad operare, certamente non sarà un mandato semplice. Ecco, da dove ricominciare? Dalla grande azienda, dalla grande fabbrica, oppure dalla crisi del commercio, oppure dalla crisi delle cooperative, insomma, da dove cominciare? Diciamo che c'è un minimo comune denominatore che lega tutto questo, che si chiama lavoro. Bisogna ricominciare dal lavoro e dalla sua centralità. Per noi l'azione che tenteremo di svolgere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sarà quella di mettere fine a questa emorragia occupazionale che sta segnando pesantemente la vita della nostra comunità e trovare tutti quegli strumenti che permettano e consentano di costruire lavoro. Ecco, c'è il rischio di una contrapposizione tra il sindacato e la Confindustria in questo contesto? Nella storia e nella natura sì, sì, però è possibile che avvenga. Io credo che noi dovremmo privilegiare oggi gli aspetti che uniscono, che consentano di costruire una strategia in difesa del sistema industriale e dei servizi della nostra città, per cui al di là delle posizioni e degli interessi contrapposti che sono naturali tra chi compra lavoro e chi vende lavoro, penso che noi dovremmo assolutamente privilegiare quegli aspetti che oggi guardino al lavoro e alla sua crescita e al suo sviluppo. Ecco, lei crede di raccogliere la sfida del Presidente di Confindustria, che vi ha lanciato il Presidente di Confindustria Neri sull'innovazione? Ma noi tra l'altro vi accusa pure di ragionare in modo antico. Ma è un pregiudizio politico a cui credo non sia nemmeno necessario dare delle risposte. Quello che contano sono i fatti e le cose che vengono messe in campo. Noi abbiamo avanzato una proposta da tempo, prima con il piano del lavoro per l'Umbria, poi con le diverse iniziative che abbiamo messo in campo nella nostra provincia. Penso all'area di crisi complessa, alla richiesta del riconoscimento dell'area di crisi complessa, penso a questa attenzione verso il credito e alla riforma che chiediamo debba essere fatta nelle attività delle fondazioni Cassa di Risparmio, dove c'è un sostanzioso capitale che a mio avviso potrebbe essere rimesso nel circuito, nel sostenere l'innovazione. Per cui su questi temi io credo che si possa ragionare e discutere. A noi serve l'innovazione. Il sindacato non, per sua natura non è mai una struttura conservatrice, è una struttura che deve guardare alle dinamiche, allo sviluppo, alla crescita della comunità e delle imprese dove si trova a rappresentare gli interessi dei lavoratori, per far sì che quegli elementi di crescita caratterizzino il lavoro e non siano mai di ostacolo al lavoro. Ecco, Neri dice ma bisogna aiutare le aziende perché sono le aziende che producono lavoro. Noi siamo convinti che il capitale industriale abbia un'importanza strategica fondamentale. Abbiamo qualche perplessità rispetto alle ricette sul capitale finanziario, perché pensiamo che quello appartenga più a un'ipotesi sociale, un'ipotesi diciamo di crescita che crea sicuramente risorse finanziarie ma non crea lavoro. L'esempio classico è stata l'Inghilterra, dove la demolizione fatta del sistema industriale e lo sviluppo della City non hanno determinato una crescita sul piano occupazionale, una redistribuzione della ricchezza tale da giustificare quel tipo di intervento. Senta, ma continua a dividervi questa cosa, a dividervi questo riconoscimento dell'area di crisi complessa. Loro sono sempre contrari e voi invece lo richiedete. Noi pensiamo, cioè, l'area di crisi complessa non è la medicina o la panacea della crisi ternana. Il riconoscimento dell'area di crisi complessa significa il riconoscimento di alcuni strumenti finanziari che dovrebbero essere impegnati a sostegno dell'impresa, dei nuovi progetti, dell'ambiente e dell'occupazione. Quindi crediamo che lì ci siano gli ingredienti per affrontare la crisi ternana e mettere nelle condizioni il nostro territorio di avere delle risorse su cui poter contare, su cui costruire poi una prospettiva e un futuro accettabile. Ecco, siccome i rapporti tra la CGIL, proprio tra il suo sindacato e il governo, non sono proprio, diciamo, idilliaci, le chiedo per concludere proprio un giudizio su questi primi passi che sta muovendo il governo Renzi, che sembra prendere decisioni superando lo stesso, diciamo, come posso dire, lo stesso, evitando di cercare un accordo con il sindacato. Questa è un'idea sbagliata, cioè l'idea di eliminare il ruolo dei corpi intermedi e di eliminare la rappresentanza sociale, io credo che sia un'idea
non vincente, perché comunque l'azione di un governo dovrebbe essere quella della mediazione tra interessi contrapposti per trovare poi quelle soluzioni di sintesi che rispondano alle esigenze di un paese, di una comunità. Le prime azioni del governo, quelle che abbiamo oggi sotto gli occhi, sono delle azioni interessanti perché per la prima volta pongono fine a un'operazione di prelievo fiscale, ma distribuiscono delle risorse per una fascia della popolazione, chi ha redditi fino a 1.500 euro netti. Noi pensiamo che questo sia un intervento apprezzabile ma non esaustivo, perché poi c'è tutta un'area della popolazione, io penso ai pensionati che vivono con meno di 900 euro al mese e sono tantissimi milioni in questo paese, hanno bisogno di risposte immediate che in questa fase non hanno avuto le attenzioni necessarie. Grazie segretario e buon lavoro. Grazie.